Prova, prova. Grazie al musicista Alessandro Castriota. Facciamogli un altro applauso, così iniziamo veramente con il botto questa serata tra musica e parole. La presentazione del libro di stasera, che è stata fortemente voluta dall'autrice Lucia Linardi nella splendida location di Palazzo San Bernardino, sarà un'esperienza unica, secondo me, permettetemi di dirlo, perché il libro è veramente un libro molto singolare e amabile alla lettura. Quindi stasera non vogliamo presentarlo semplicemente con delle relazioni scritte, delle cose parlate in modo classico, ma vogliamo farlo tra musica e parole. Infatti abbiamo la musica del maestro Alessandro Castriota e le parole dell'attore, oramai famosissimo scrittore di commedie esilaranti, ma anche dal contenuto morale di spessore, il nostro Giampiero Garofalo, che sono sicura che tutti conoscete. Ecco Giampiero, l'applauso scatta spontaneo perché ricordano le risate che gli hai fatto fare e la spensieratezza che hai regalato al tuo pubblico. Appunto la serata è dedicata a questa autrice di origini rossanesi, Lucia Linardi. La sua opera si intitola Luce, sì immensamente anima, un breve saggio che mette su carta, grazie a alla maestria della penna di questa donna molto profonda, degli stati d'animo in cui è facile riflettersi, degli stati d'animo che nascono spontanei, in particolar modo appartengono molto alla sfera femminile, quindi è anche un libro che approfondisce quella che è la sfera emotiva di noi donne e cerca di dare una risposta al di là delle convenzioni sociali, al di là di quello che appare realmente, per cercare di accendere la luce. E io so che Lucia, grazie a questo percorso emozionale, è riuscita a trovare la sua luce e noi la ringraziamo per aver scritto quest'opera, perché ci ha aiutato, almeno a me che l'ho letta e agli ospiti che adesso relazioneranno, ad accendere una luce più forte nella nostra vita. Un grazie particolare va all'editore Michele Falco, della Falco Editore, che più avanti conosceremo meglio, ma che è già molto famoso a Rossano per le innumerevoli opere di successo che ha pubblicato e che abbiamo presentato nei vari palazzi. Siamo stati insieme con Terre e Popolo, insomma abbiamo fatto diverse cose di prestigio. E io direi di iniziare subito con la giovane assessora alla cultura di Rossano, Serena Flotta, che ha gentilmente patrocinato l'evento. Prego Serena. Buonasera a tutti, grazie di avermi resa partecipe della presentazione del tuo libro. Lucia, devo dire, devo essere sincera, per questioni legate alla tempistica ho ricevuto solo oggi pomeriggio questo libro, però in realtà ne abbiamo parlato telefonicamente, ci siamo sentite e devo dire che la cosa che mi ha stupita sin dal primo momento è stato ovviamente il titolo, Luce, no? E ho pensato subito a questo spirito positivo, questa positività, quindi scrivere un libro e decidere di intitolarlo Luce. Ecco, io credo che tutti noi abbiamo bisogno di persone come te, ma abbiamo tutti quanti noi bisogno di positività. E la positività è importante perché noi giovani abbiamo bisogno di ricominciare, o meglio ancora di più, di imparare a coltivare la speranza. La speranza è tendere verso un obiettivo, quindi riunire le proprie forze per raggiungere quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Lo facciamo sin da piccoli, lo fa un bimbo che gattona per raggiungere un giocattolo che vede nella stanza, e lo facciamo poi da grandi, solo che poi purtroppo per circostanze spesso non a noi riconducibili non siamo in grado di raggiungere i nostri sogni e quindi la luce che è dentro di noi si spegne. Dicendo queste parole sto riassumendo quello che è lo stato d'animo di tanti giovani ed è quello che ho pensato subito quando ho pensato a te che hai scritto questo libro e al titolo di questo libro. E anche io ho vissuto questa situazione nel mio piccolo, ero piena di entusiasmo, avevo tanti sogni e ovviamente il periodo storico che noi giovani stiamo vivendo non ci appartiene.
non è un momento facile e positivo. Ecco, a noi, amministrazione, alla politica, spetta il compito di fare in modo che la luce non si spegna sui sogni di tutti noi. Grazie di avermi resa partecipe di questa serata. Grazie all'assessore Serena Flotta che ha dato delle bellissime parole di incoraggiamento. Noi siamo probabilmente coetanee, quindi io mi rispecchio appieno in quello che hai detto. Nel periodo storico non è facile, però la speranza spesso si infrange come il mare, come le onde sugli scogli, e si distrugge, però è inarrestabile come la potenza del mare, quindi spero che ci sia un futuro migliore. Questo libro Luce ci dà la possibilità almeno di continuare a sognare. Adesso vorrei ascoltare Michele Falco, l'editore. Prego, Michele. Beh, intanto buonasera. Già la parola relazione non mi mette paura, perché poc'anzi con un'amica dicevamo: ma gli interventi saranno lunghi. Ho detto: il mio sarà di 1 ora e 15 minuti, ho detto. Se no, il tuo lo conosco, ti ho già sentito diverse volte e conosce benissimo la brevità del mio intervento. La presentazione di un libro non deve essere il racconto esaustivo del libro. Chi lo fa non fa un gran servizio al libro che sta presentando, sta semplicemente annoiando la platea. Che questo sia chiaro un po' in generale. Il libro, la presentazione di un libro è una suggestione che noi tentiamo modestamente, sommessamente di dare a chi ci ascolta, di dare un nostro punto di vista, di dare un approccio, di dare, come dire, la nostra opinione. Ma la forza del libro, cara Lucia, care amiche e cari amici tutti, risiede proprio nel fatto che nessuno di noi ha il senso compiuto di quel libro. E cioè che ognuno di voi, perché noi siamo qui per questo, per farlo acquistare, per poterlo poi leggere, ognuno di voi diventerà protagonista del libro stesso e lo interpreterà, lo farà proprio, ne sviscererà le varie articolazioni, i vari argomenti a proprio modo. È un proprio viaggio, è un viaggio che ognuno di noi fa. Io sono molto felice di aver pubblicato quest'opera. Ho conosciuto Lucia esattamente 1 anno fa, in quel di, mi pare, di Corigliano, e da quel momento ho capito che tipo di vortice è Lucia Linardi, perché vi posso garantire che la redazione, che molte volte noi arriviamo già al prodotto finito, non si pensa mai quello che c'è dietro, cioè il tanto lavoro fatto di correzioni, di redazioni, di tagli, acuci, di grafiche e di quant'altro. E vi posso garantire che la gestazione, il parto di questo libro è stato piuttosto complesso. Però mi permetto di dire che in una serata lieve, fresca, del 2 agosto, questo libro, mi permetto di dire, sì, è fresco, non è poi così, per essere il 2 agosto è fresca, non c'è. Mi permetto di dire che è un libro che si accompagna all'estate, ovvero si accompagna a quel periodo durante il quale forse la riflessione con noi stessi, sarà perché magari abbiamo più tempo, il senso di confronto che abbiamo con noi stessi e con gli altri aumenta, la disponibilità del tempo che abbiamo aumenta, e quindi la lettura, le riflessioni, la ricerca che emana quest'opera, ecco, questo, come dire, questi elementi immagino incontreranno la piacevolezza della vostra lettura. È un libro in un certo senso impegnativo, leggero ma anche impegnativo. Quando si parla di luce, intanto, cosa stiamo pensando? Alla luce fuori di noi o alla luce dentro di noi? Io penso più che ad un sogno, penso più ad un percorso fatto di ricerca. Ognuno di noi ricerca fondamentalmente di fare un po' luce dentro angoli della propria anima. E Lucia, attraverso questo percorso, perché lei intervalla i propri pensieri, poi chi avrà la bontà di leggerlo lo capirà, con degli antichi adagi, con degli aforismi, con dei pensieri sparsi di scrittori, di filosofi, di cantanti importanti, e li analizza, li interpreta, li commenta,
e ci rende tutti quanti, dopo lettura, forse un po' più ricchi, un po' più ricchi di umanità, un po' più consapevoli di noi stessi. E questa è la grande forza di questa, di quest'opera, che noi abbiamo avuto, ripeto ancora una volta, il grande piacere e anche il grande onore di pubblicare. Mi permetto di dire, fra i ringraziamenti, che intanto vanno a tutti coloro che hanno fatto sì che questa presentazione si potesse realizzare, quindi al Comune di Rossano, alla Proloco di Rossano. Mi pare che quando ci avete dato il format della locandina c'erano tantissimi. Ditemi subito se dimentico qualcuno. L'associazione Voci Donna, ditemi se sbaglio. No, non è una. La Biblioteca Minnicelli, tutti coloro che sono l'organizzazione, vi ringrazio ovviamente come responsabile della casa editrice per aver fatto sì che insomma potessimo rappresentare in questa splendida cornice questo libro. E mi permetto anche di dire, perché non dimentico mai, perché l'ingratitudine non fa parte del mio modo di essere, che la parte mia è la più bella, è quella più felice, cioè quella di rappresentare il momento bello della presentazione. E molte volte chi c'è dietro al lavoro di un libro non viene mai menzionato, comunque non compare. Penso, cara Lucia, so che tu le hai fatto una telefonata, l'ho telefonata 10 minuti prima del mio arrivo qui a Rossano, ad Amalia Papasidro, che è colei che è redattrice della casa editrice, ti è stata vicino ed ha veramente impegnato tantissime ore per poter far sì che quest'opera si compiesse. Oggi a Rossano, Lucia è rossanese e vive a Sondrio, oggi a Rossano è un punto di partenza, un bel punto di partenza, perché le tante presenze, ripeto ancora una volta, questo splendido posto suggestivo, ci sono stato diverse volte, ma mai nel chiostro, abbiamo presentato sempre nella Sala Rossa i nostri libri. Voi tutti ci date grande forza e grande coraggio, consapevoli del fatto che oggi qui da Rossano, caro Lucia e cari tutti amici, questo deve essere un punto di partenza per il nostro libro, non un punto di arrivo. Festeggiamolo tutti insieme, consapevoli del fatto, noi per primi come editore, che oggi si parte da Rossano, dal balcone di Rossano, per poter riversare la luce, sì immensamente anima, sul mercato nazionale, sperando di incontrare il consenso e il piacere dei lettori, perché noi, come casa editrice, per voi viviamo e cerchiamo di lavorare in tutto e per tutto per far sì che la piacevolezza della lettura, la profondità del sapere e l'aumento della consapevolezza verso noi stessi aumenti sempre più. Termino qui. Devo ringraziare molto Lucia, perché tramite Mario Saccone, che è anche un nostro autore, che vedo lì e che ringrazio personalmente, perché si è fatto da tramite, ha avuto fiducia nella casa editrice. Io mi rendo conto che molte volte quando una persona, un individuo, una donna, un uomo affida una propria nudità, perché un inedito nel cassetto, nel proprio cassetto, è qualcosa che appartiene al proprio intimo, e affida questo intimo a un editore per far sì che diventi pubblico, è un'opera di grandissimo coraggio. E affidarlo a qualcuno è qualcosa di veramente grande, di fortemente coraggioso. Il fatto che Lucia abbia affidato la propria intimità a Falco Editore, a noi questo ci riempie d'orgoglio. Noi possiamo ricambiare solo in un modo, cara Lucia, lavorandoci con grande serietà, con grande passione, con grande coraggio, consapevole del fatto che all'interno del nostro catalogo abbiamo un'opera di grande qualità. Grazie. Grazie a Michele Falco. Appunto, dicevo in apertura che questa non sarà una presentazione classica, infatti adesso ripassiamo subito la palla al nostro musicista Alessandro Castriota per un altro brano. Partire così presto, ma com'è certo è così lontana, scrivimi se potrai tornare qualche giorno per Natale. Tu non scordarti di mangiare, sei così magra che fai paura. Sto solo.
cosa dire. Dimmi che mi ami prima di partire, poi in silenzio ti commuovi ed io cretino che mi vergogno un po'. Sono confuso ma è normale, riesco a dirti quello che provo, forse soltanto che così lontano e già mi sento solo. Allontano piano e si riavvicinano le mie paure, speriamo almeno che sia calmo il mare, così potrò dormire. Grazie. Prima di continuare con la relazione della nostra Graziella Battaglia, volevo tributare un piccolo saluto a tutte le associazioni qui presenti. Siete tanti. Vedo che il mondo culturale rossanese è fervido e attivo, assessore. Questo è terreno fertile per te, ti do del tuo perché appunto siamo coetanee. E Rossano è un paese che vive di cultura, che ama la cultura. Qua stasera ci sono tante associazioni che operano quotidianamente, ci sono associazioni come la FIDAPA, come la Proloco, come tante altre che si danno da fare per il bene di Rossano. Io le ringrazio per essere venute qui oggi 2 agosto nel chiostro di San Bernardino Lucia. Ce l'abbiamo fatta a riempire diciamo, le postazioni sedute del chiostro, perché avevamo un po' paura, però ci siamo accorti che la cultura premia e paga chi investe su di essa. Un saluto particolare al consigliere comunale Flavio Stasi, che ho visto in fondo, un benvenuto all'onorevole Peppino Acroglianò. E fatti questi saluti di rito, Graziella, io passerei alla tua relazione, che so che è incentrata sulla figura di Lucia come donna, quindi io ti presento e ti ringrazio per avermi voluto qui con te, perché abbiamo una stima e una familiarità che va avanti da quando io ero veramente una bambina. Io ti ringrazio per la stima e ti passo la parola. Graziella Battaglia, voci di donna, prego. Pronto? Allora, la storia mia e di Lucia è una storia un po' particolare. Lucia nel 2011, quando io avevo problemi familiari, mi propose di aiutarla a presentare il suo primo libro, ma fu un appuntamento che abbiamo dovuto lasciar perdere. E un anno fa forse mi ha richiamato, ha detto: guardi, io sto scrivendo il mio secondo libro. Ho detto: guarda, vediamo se riusciamo questa volta ad incontrarci. E poi c'è stata un'accelerazione dei tempi e devo dire che ha fatto tremare i polsi a me, a Stefania, un po' a tutti, perché
Erano tutte preoccupate, ma il chiostro, sai, la sala rossa, ma sai, è difficile riempire le sale d'estate, la gente. Poi le abbiamo proposto un sacco di location, ma lei è stata ferma, no, ma il 2 agosto è troppo presto, no. E come Dio vuole ce l'abbiamo fatta, felicemente, perché evidentemente la luce che lei propone a noi, lei un pochettino se l'è già creata dentro di sé, e devo dire che lo stress si è veramente liquefatto. Siamo tutti questa sera contenti di essere qua. Io mi sono incuriosita sulla persona Lucia, perché è vero che conosco la sua famiglia, le sue sorelle, suo cognato Mario Saccone, che vuole essere citato e lo sto citando. Però ecco, con Lucia non avevamo molta dimestichezza, ci conoscevamo un po' così. Quindi mi ha intrigato cercare di scavare su chi è Lucia Linardi, al di là del fatto che ha scritto 2 libri, al di là del fatto che si presenta come bene, una bella signora, e quindi ho cercato di vedere la sua famiglia un po' più da vicino e ho scoperto la storia un po' dei suoi genitori, Nicolina e Giuseppe, Antonio, che sono stati 2 giovani di bellissima presenza, io li ho visti nelle vostre fotografie di famiglia, una storia d'amore molto particolare, una storia d'amore molto bella. E la sua famiglia sono 4 sorelle, sono Rosaria, Lillina, Anna, poi viene Lucia, poi Geppina. E questa famiglia ha allevato 5 figlie, però le ha allevate con una cura genitoriale particolare, perché sono tutte sorelle di personalità impegnative, vero Mario? Confermo. E quindi chi era Lucia da bambina? Io le ho chiesto, ma tu che bambina eri, Lucia? E lei mi ha detto, ma io ero una bambina che faceva dei giochi di strada, facevo tutti i giochi, però ho sempre avuto, facevo anche i giochi da maschiaccio, però sono sempre stata molto femmina, al punto che giocavo anche un po' ad essere seduttiva da bambina. E poi è cresciuta, è diventata un'adolescente sicura di sé, sicuramente, perché a 17 anni si innamora di un amico, di un cognato, di Silvio, si innamora di Silvio, lei ha 17 anni, Silvio ne ha 19. E dopo 2 anni, lei ha 19 anni, lui 21, si sposano, ma pensano poi di andarsene in Svizzera e vanno nella Svizzera tedesca, precisamente nella città di San Gallo, dove fanno i pizzi famosi di San Gallo. E lì lavora con il suo marito, ma questa sua allontanamento dalla famiglia di origine non mi è sembrato un'emigrazione. Mi è sembrata proprio una migrazione di questa coppia giovanissima che, come gli uccellini che imparano a volare, vuole andarsene dal nido. E quindi è una sfida che questi 2 giovani lanciano in fondo a se stessi. Ma Lucia brucia le tappe, a 22 anni nasce Marco, suo figlio, dico bene, a 24 Lucia ha Amalia, la figlia. Ma non è contenta, fa un concorso a Sondrio, all'ufficio del catasto, lo vince e la famiglia si trasferisce dalla Svizzera a Sondrio. Ma a Sondrio ha già 2 figli, lavora ma non è contenta. Allora pensa che vuole diplomarsi, perché ha preso la terza media in Italia, però le sente stretta questa terza media e quindi piano piano, rinunciando a tutto praticamente, diventa perito aziendale. Quello che io non dirò è scritto su internet e sulle copertine del libro. Quello che io voglio sottolineare invece è la storia di questa donna che ha questa costante nella sua vita, che è questo desiderio di imparare, di realizzarsi. Tanto è vero che fra le cose che le ho chiesto c'era, ma tu che bambina eri cosa facevi? Oltre ai giochi lei mi ha detto, ho sempre letto tanto e scritto. Scriveva una scrittura interiore di esplorazione di sé, di ricerca di sé. Quindi questa è stata un'attività di scrittura che lei ha sempre fatto per sé. A 45 anni Lucia
dopo aver insieme agli studi buddisti, studi nei quali sostiene anche importanti esami di filosofia buddista, decide di iscriversi al corso di laurea in filosofia della morale con indirizzo morale alla Statale di Milano e a 49 anni consegue la laurea di filosofia intrecciando quelli che erano i suoi interessi da buddista con la filosofia, tanto è vero che convince un recalcitrante docente a farla laureare sul Sutra del Loto, che è una cosa che dirà Lucia perché noi non ne sappiamo mezza. Poi lo dici tu perché io non mi avventuro in questo genere di cose. Infatti, quindi riesce a rompere degli schemi, ecco. E quindi diciamo, secondo me basta già questo. Poi ci sono le sue attività di giornalista e altre attività che, ripeto, non enumero io perché la farei troppo lunga. Quello che io ho cercato di cogliere nella personalità di Lucia è un tratto distintivo, una cifra, le sue cifre. Ho voluto cercare di capire quali sono state le pulsioni che l'hanno spinta ad andare avanti, a coltivare questi interessi assieme al suo ruolo di lavoratrice, di madre, di moglie. Che cosa? Allora mi è sembrato di scorgere, come è nel suo libro, il presente sempre in lei il cambiamento, il movimento, questa progressione, questo divenire che nella sua vita è incessante e che lei propone nella sua chiave di lettura del libro Luce. Oltre al movimento, al cambiamento che lei propone come salutare, c'è una realizzazione di sé, è un movimento, un cambiamento che porta a far sì che le persone credano di poter realizzare anche ciò che non pensavano di poter realizzare mai. E quindi lei ha questa costante, infatti la sua vita è una testimonianza di come lei piano piano, con la sua costanza e il fatto che ha creduto nella possibilità di fare delle cose, poi sia riuscita effettivamente a fare quello che lei desiderava. Ma questo cambiamento, questo movimento intrecciato con il migliorare se stessi, lei lo mantiene sempre coniugato all'interno del binomio soggettività-collettività, soggettività-universalità-umanità. Quindi la sua azione è sempre codificata, è sempre sviluppata con queste due costanti, che sono appunto il soggetto, la realizzazione di sé, ma insieme agli altri. E il titolo di questa, del mio evento, che sarà breve, fra un po' l'avrò anche terminato, si chiama Voce di donna, perché in realtà io, che sono appassionata di pedagogia, lessi qualche anno fa un libro bellissimo, a mio avviso, che di Carol Gilligan, una pedagogista vivente americana, che si chiama Con voce di donna, che individua e mette a fuoco lo sviluppo del pensiero e la formazione dell'etica nel maschio e nella femmina, individuando la diversità di questa formazione, di questa elaborazione del pensiero. E l'elaborazione del pensiero al femminile, che non è inferiore né superiore a quello maschile, è solo diverso, e consiste proprio in un'etica che mantiene sempre incluse le relazioni con gli altri. E quindi, leggendo il libro Luce, che ha dato alla luce, beh, mi piaceva questo gioco di parole, io credo che la forte identità di Lucia, la sua cifra forte, è questa forte identità al femminile, perché lei si interroga ed interroga su una realtà complessa come quella che abbiamo, ma i vari problemi che lei affronta sono sempre risolti con l'inclusione. Cioè, se parla di anziani, se parla di persone che hanno sbagliato nella vita, che si sono macchiati di reati anche gravi, se parla del rapporto con i figli, la sua etica, la sua risposta, il segno che lei lascia è quello: realizzate la vostra soggettività, ma sempre includendo gli altri. Quindi si mantiene sempre questa... non ci sono mai delle cesure, non ci sono mai delle separazioni, non ci sono mai degli interventi chirurgici nella risoluzione
dei problemi etici che lei si pone, e questo mi è piaciuto molto, perché anch'io credo molto in questo principio etico. E il libro è un libro che si deve leggere più volte, non lo basta leggerlo una volta. Una volta che l'hai letto diventa una parte di te, continui a rovellarti nel cervello, ma allora questa cosa così, cioè diventa un qualche cosa che comincia a far parte di te. La vocazione di Lucia, ecco, io dirò delle parole che potrebbero, spero che non siano equivocate, ma a mio avviso l'impulso, il carisma, come dire, la vocazione di Lucia Linardi, io l'ho vista come donna guida spirituale, io ti ho vista così, e dirò di più, io ti vedo vate e profeta. Non esistono queste parole in italiano e al femminile, oppure ci suonano anche male, quindi le ho mantenute al maschile. Però l'ho voluto dire, perché io così ti ho letto nel libro, così ti ho visto, e quindi non credo assolutamente che tu non scriverai più libri, anche se l'hai detto, hai detto ti mi è costata fatica, non scrivo più niente. Io non ci credo assolutamente, perché penso che tu hai dello spazio che devi ancora riempire, e penso che probabilmente lo riempirai. Quindi faccio gli auguri a tutti noi, faccio gli auguri a Lucia, e dico arrivederci, a presto con un altro libro. Grazie. Già sono commossa. Bravo. Forse fa come no. Lucia, una bella sfida ti ha lanciato Graziella. Ah, profeta, insomma. Adesso pensiamo a presentare questo, poi la prossima estate ci rivediamo qua. Io intanto volevo ricordarvi che in fondo, lì sulla sinistra, per chi volesse approfondire la lettura del libro Luce, è in vendita a cura di Falco Editore, appunto il volume scritto da Lucia Linardi. E appunto adesso ci immergiamo nel libro di Lucia attraverso le parole e l'arte della recitazione di Giampiero Garofalo. Io vi invito ad ascoltare bene, perché dopo apriremo un vero e proprio dibattito. Essendo questo un libro che punta ad approfondire l'animo umano, a cercare delle risposte alle tante domande che quotidianamente noi donne, ma tutti, si pongono nel loro vivere esistenziale, io vi invito ad ascoltare e a fare anche delle domande poi in conclusione. Un saluto al consigliere comunale Tonino Caracciolo, che ci ha appena raggiunto. Giampiero, prego. Intanto Graziella, hai omesso di dire una cosa, perché hai detto ha sposato Silvio. Ho visto gli sguardi delle persone, dice ma quale Silvio? Specifica che non è il famoso Silvio, perché sennò qua qualcuno si alza e se ne va, insomma, e non mi sembra il caso. Pure a Sondrio, gente del nord, va bene. L'amore non è un dovere, è un obbligo. Quel pomeriggio, appena si era seduta per un momento di silenzio, aveva percepito che qualcuno sarebbe arrivato a chiedere conforto e a esprimerle un malessere che non poteva più trattenere. Aspettando per prepararsi un buon caffè, ecco il toc toc della porta. Andò ad aprire, si trovò davanti una donna giovane con dei capelli lunghi e ricci che la facevano sembrare una ribelle in lacrime. L'aveva già notata e degli incontri, e ne sapeva il suo nome, Allegra, che in quel momento non corrispondeva affatto al suo stato d'animo. Qualcosa non andava. Gli occhi erano tristi e delusi e chiedevano aiuto, quindi si preparò ad accoglierla nel suo cuore. Cominciò subito a parlare, a singhiozzare, senza nemmeno averle dato il tempo di chiederle come va, vuoi un caffè? Niente. Allegra iniziò ad accusare il suo compagno in modo assoluto, quasi non si capiva, le sue parole uscivano a flotte, e con una rabbia feroce per quell'uomo che amava e odiava allo stesso tempo. Sono una stupida a stare con lui, mi ferisce sempre con i suoi modi rozzi e sbrigativi, ora mi sento a pezzi e vorrei non vederlo più. Perché mi sono annullata per lui? E non solo, sono sempre dietro
ogni suo respiro, non lo lascio mai con lo sguardo. Anche quando è lontano, il mio pensiero corre dietro di lui. E lui cosa fa? Si irrita, si sente controllato, preferisce uscire con i suoi amici e non con me. Quando lo costringo, si annoia. Ieri sera è uscito, io preoccupato l'ho aspettato in piedi tutta la notte e appena l'ho visto arrivare sono scoppiata a piangere. Ho reagito come con una scenata isterica quando l'ho visto così felice e soddisfatto. Ora dorme tranquillo come se niente fosse, anzi ci è rimasto male e mi ha detto che sono matta e di farmi curare. E così non ho dormito e ora ho bisogno di sapere cosa devo fare, perché impazzisco al pensiero che lui se ne vada, ma impazzisco pure se lui mi tratta come uno zerbino. Cosa devo fare? Lei non aveva detto una parola, le aveva solo lasciato manifestare il suo stato d'animo e mentre lo faceva le aveva dato tutta l'attenzione richiesta. Guardava quella bella creatura con tanta tenerezza e compassione, senza sentirsi toccata dalla sua rabbia e sofferenza. Era calma e beata e rimase così anche con lei. Un giorno, quando sarebbe stata pronta, avrebbe detto qualcosa, ma in quel momento non c'era bisogno di fare nulla, se non di accoglierla dentro la sua anima. Grazie a Gian Piero Garofalo. Appunto sulla scia di quello che è il carattere introspettivo di questa serata, abbiamo voluto coinvolgere, oltre la Pro Loco Rossano, anche la Federazione Nazionale Shiatsu, un'organizzazione che opera a Rossano e che si occupa appunto di pratiche orientali che fanno stare bene sia il corpo e la mente. Un saluto particolare a Paola Crema, che è lì in fondo al banchetto, che vi invito dopo a visitare perché i loro servizi sono davvero pregevoli. Allora, continuiamo adesso con un'altra relazione di una donna brillante. Lei è la dirigente dell'Istituto Superiore ITI ITA IPA, ho detto giusto le sigle, e la nostra dirigente scolastica Pina De Martino con la relazione dal titolo Luce di Perle. Prego. Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca, è un proverbio arabo. Questo libro è un meraviglioso giardino. Si legge senza fatica interpretativa, ogni pezzo giunge dritto al cuore e illumina l'anima. Un libro pieno di citazioni, Pirandello, Oscar Wilde, Buddha, John Lennon, Rita Levi-Montalcini, Frida Kahlo, eccetera. Ogni citazione anticipa o rafforza le riflessioni. Costituisce allo stesso tempo input o provocazione. Come catalogarlo? Sono pensieri in libertà, gocce di saggezza, divagazioni esistenziali. Per me sono perle di luce. Un libro deve frugare nelle ferite, anzi deve provocarle. Un libro deve essere un pericolo. E le riflessioni sono tante, frugano, vanno in profondità, legate da un filo conduttore, la ricerca di se stessi. La necessità di trovare le risposte dentro, la capacità di parlare con l'anima per ricavarne energie ed equilibrio. L'anima che cresce e si rinforza al contrario del corpo che diventa sempre più fragile. L'anima, ancora di salvezza. L'anima che raccoglie nella sua dimora gli opposti e non si perde nei meandri del giusto o sbagliato, infrange le regole. A tratti appare nell'opera una voce narrante che rappresenta la donna antica, la donna che è venuta fuori per aver guardato dentro, la donna irradiata di luce, la donna piena di passione e di gioia, con la voglia di vivere una vita immensamente sua, una vita autentica. Una donna che parla in terza persona, ma che calca la scena, convince, persuade, ammalia. Una donna che è immensamente anima. Tutti i temi trattati sono di grande attualità, offrono spunti, stimoli, analisi. Oggi viviamo sotto l'effetto di precarietà emozionale, stabilità relazionale e valoriale. L'autrice con acutezza individua la problematica dell'emergenza educativa
e della necessità che la scuola, invece di trasmettere nozioni, insegni a scoprire chi siamo. Gli insegnanti, quelli che amano il loro lavoro, hanno la possibilità di cambiare il mondo. Solo la conoscenza di sé fa acquisire una consapevolezza illuminante che fa guardare oltre le differenze. Molto intense nel libro le riflessioni sull'inesistenza di differenze tra razze e nazioni. Sono invenzioni dannose. Ah, se i popoli avessero dichiarato la loro supremazia attraverso la potenza delle loro danze. Le danze dei popoli rispecchiano tradizioni, costumi, linguaggi, unicità e universalità. Profonde le considerazioni sui pregiudizi legati all'età, che impongono agli anziani comportamenti omologati, e invece i vecchi fremono di vita. Tutti vogliamo essere felici anche a 100 anni, perché l'anima è lì, sempre più forte, capace di innamorarsi, di ridere, di vivere intensamente. La tematica del consumismo, la vita non è merce produttiva, non siamo mezzi di produzione per cui dobbiamo ad ogni costa essere giovani, belli, forti, utili. Oggi viviamo come consumatori e non come persone. Abbiamo sempre più bisogni che non sono veri ma indotti. La società dei consumi vede la sua essenza nella assenza del limite e questo non ci porta a soddisfazione né felicità, solo vuoto e frustrazione diffusa. Una frustrazione a cui l'autrice trova rimedio attraverso la scoperta delle cose autentiche. Una bella corsa sui sentieri pieni di verde, o un ballo a piedi nudi su un prato bagnato di brina, lo scoppiettio di un caminetto, una sedia a dondolo, uno sguardo profondo, un gioco di delfini, un bambino che corre dietro il vento, una carezza sulla guancia, un vecchio stanco ma felice, una stella ridente, un gioco di voci, un bacio appassionato, due amiche che si ritrovano, uno sguardo senza ombre, un albero rosso, una nonna che vuole essere ancora corteggiata da una serenata. L'importanza del tempo e della sua percezione. Occorre vivere scegliendo la lentezza, vivere quindi con intensità, vivere appoggiando gli altri, includendoli. La perdita di senso del tempo, tipica della condizione umana, è uno degli aspetti fondamentali dello scenario attuale. Nella società liquida della postmodernità vige la cultura dell'adesso, la cultura della fretta, che insieme mettono in crisi anche le dimensioni più intime della personalità, impediscono di instaurare relazioni gratificanti e portatrici di un equilibrio emotivo. Molto critica nei confronti della casta, i politici per le loro mancanze, per il loro essere gonfi di poteri e privilegi hanno perso terreno. Tutto ritorna indietro. Per ogni azione c'è una conseguenza, la legge di causa ed effetto. Non fa sconti a nessuno. Per combattere la loro sfrontatezza occorre essere cittadini consapevoli, incidere, attivare il cambiamento. Sono tante le persone che lavorano e vivono onestamente aspettando che ad occuparsi del cambiamento siano gli altri. Se tutta la parte sana del mondo alzasse la testa, potremmo cambiare il mondo. Bellissimo il concetto di pace. La pace si ottiene con l'amore, ma non bisogna usarla con i violenti, perché la violenza si arresta non con la pace, neanche con la vendetta. La violenza si arresta con la certezza della pena. La non certezza della pena, insieme alla lunghezza delle procedure, continua a favorire ogni tipo di delinquenza. Una visione la sua alla Cesare Beccaria, nella contezza della necessità non di una pena particolarmente severa, né tantomeno esemplare, ma di una pena certa. Meravigliosa la consapevolezza della potenza delle donne. Sono le donne che invitano l'amore a entrare nel cuore. Sono le donne a partorire ed educare la vita di uomini e donne. Quando le donne scoprono se stesse e si amano, diventano un'attrazione di energia solare, la più forte in assoluto, e possono godere di ciò che la natura regala, arte in sospensione. Incisivo il concetto di cittadinanza planetaria. Tutto è dentro di noi, ovunque andiamo. Ognuno dovrebbe essere libero di scegliere e di spostarsi, ma mai essere obbligato a farlo. E dove lavora è lì la sua casa. Se lavora non è un ospite, perché il suo lavoro arricchisce il posto in cui vive. E poi la concezione dell'amore. Una cascata di luce, libero, indipendente, universale, pura energia. L'amore è indipendente, non prevarica. L'amore è danza di anime. L'amore non sottomette nessuno. È un inchino di reverenza alla vita. Infine, l'essenza di tutto il libro. Occorre scoprire la nostra luce.
Nessuno ne è privo ed è tutto già perfetto dentro di noi. Basta uno sguardo dentro per scoprire la bellezza cristallina, attivare la sorgente che scorre in profondità e ti fertilizza come la pioggia sul terreno. Alcuni libri devono essere assaggiati, altri trangugiati e alcuni rari masticati e digeriti. Francesco Bacconi. Grazie. Grazie alla dirigente scolastica Pina De Martino. Maestro Castriota, siamo pronti per un altro brano? Prego. Roma, dove sei? Eri con me. Grazie al maestro Alessandro Castriota. Passiamo dalla musica alle parole. Gian Piero, tocca di nuovo a te.
Io vi rinvito a riascoltare, perché dopo questo brano apriremo un piccolo dibattito, perché Lucia non vuole concludere con una classica dissertazione dell'autrice, ma vuole rispondere alle vostre domande. Quindi vogliamo essere in maniera molto relazionale e appunto coinvolgendo gli altri, come diceva la preside De Martino. Prego Giampiero. Non chiedetemi quanti anni ho, perché la mia anima vive nel tempo senza tempo. L'età è una invenzione mediocre dell'uomo, perché noi siamo un'onda in movimento dentro un oceano eterno. La sera era molto calda, lei però sentiva ancora la frescura del lungo bagno fatto nel tardo pomeriggio, dentro un mare azzurro-verde. Tutte le volte aspettava a bagnomaria il tramonto. Il sole gli pariva colorando le onde di mille sfumature. Salutare il giorno le procurava un benessere olistico sorprendente. La sua bellezza era spettacolare come l'alba. Non c'era nessun tipo di malinconia. Il tramonto dovrebbe essere la nostra guida spirituale, quando ce ne andiamo via dal nostro corpo per entrare nell'immensità dell'oceano. Quella sera tutti gli ospiti, dopo cena, particolarmente gradita, aspettavano con curiosità che lei iniziasse a parlare, e come sempre scese un silenzio di partecipazione. Finì di sorseggiare il suo caffè e cominciò. Provi disagio e fastidio quando sei coinvolta in una conversazione piacevole e senza un motivo plausibile qualcuno viene fuori con la solita domanda banale: quanti anni hai? E come per incanto tutti si ammutoliscono, aspettando che arrivi la risposta. Quando capita a me dico con ironia: perché dovrei dirti quanti anni ho? E poi, se sono qui, saprai vedermi o no? Tutti a ridere. Hai paura di dire la tua età? Anche lei si metteva a ridere, cercava però di riprendere la conversazione, buttata via come un ramoscello secco, come se non interessasse più niente a nessuno. Fin da piccola aveva sempre avvertito questo pregiudizio sull'età, percepibile quando spesso a un anziano si dice: non ti vergogni di fare certe cose alla tua età? Per esempio baciare in bocca una donna o camminare abbracciati stretti in pubblico? Noi siamo abituati a goderci le carezze dell'amore a una tarda età, addirittura ci sembra un atto sceno, quando invece è pura bellezza. Sembra strano che chi vive più a lungo sia costretto per forza maggiore a cambiare il suo stile maturato con gli anni, come lo è un albero maestoso pieno di frutti prelibati. Risplendi, sii luce. Solo chi ha paura si inchina al ruolo. Invece l'amore rifiuta la sudditanza e si inchina solo alla vita, giovane, vecchia, povero, ricco, di qualsiasi ceto e nazionalità sia. Guai a scambiarlo per quell'idea malsana di sacrificio che si chiama senso del dovere, che rende piatta ogni cosa. L'amore si nutre e nutre di rispetto tutto e tutti, e danza la sua maestosità. L'amore vede l'essenza divina dentro ogni essere vivente, si inchina alla vita universale. Chi ama veramente non sente timore e inferiorità verso i ruoli. L'amore non si inchina mai al ruolo. L'amore esige rispetto e libertà. Non chiedermi quanti anni ho, perché la mia anima vive nel tempo senza tempo. L'età è un'invenzione mediocre dell'uomo, perché noi siamo un'onda in movimento dentro un oceano eterno. Lucia Rinaldi. Grazie a Giampiero Garofalo. Lucia.
Siamo addirittura d'arrivo. Io provo a vedere se ci sono qualche domanda, qualcuno che vuole dire qualcosa sulla base di quello che è stato detto dai nostri relatori. Questo funziona? Sì, sì, funziona. No, io volevo dire una cosa, faccio una domanda. Ieri mattina il nostro mare era sporco, per 3 ore è stato sporco e poi sono andata a casa e mi sono messa a piangere. Perché il mare di Rossano è la ricchezza vera di ogni famiglia. Quindi, anche l'ho scritto anche sul libro, chi sporca il mare è un criminale e chi ha responsabilità politica e non prende provvedimenti è complice. Cioè il mare di Rossano deve essere pulito più delle nostre case. Grazie. Un altro. Lucia ama molto il mare. Sì, io, noi gente di mare, di qua sopra, sappiamo cosa è il mare, noi gente di mare. Hai perfettamente ragione. Io volevo parlare anche un po' il dialetto, perché a Sondrio non... Lucia, prendi il microfono. Ecco, io vorrei parlare un po' il dialetto, perché a Sondrio non me lo fanno parlare mai, perché non capiscono. Allora, quindi qua parliamo in rossanese stasera. Giampiero, tu che sei un autore in vernacolo, stasera si parla in rossanese. Allora Lucia, io per rompere il ghiaccio con il pubblico volevo fartela io una domanda. Questo libro si intervalla tra riflessioni dell'autrice e massime di grandi autori. Ad esempio ce n'è una di Buddha che dice: il cambiamento non è mai doloroso, solo la resistenza al cambiamento lo è. Quanto ti è costato questa resistenza per raggiungere la luce, Lucia? Cioè, molto, perché noi siamo condizionati da quando nasciamo e poi è molto difficile cambiare, perché ci vuole, io non dico che ci vuole un atto di coraggio, si deve proprio accendere l'interruttore dentro di noi, la nostra luce. Ecco perché parlo sempre di luce. Mi chiamo Lucia, mio papà mi ha chiamato Lucia. Ecco, io credo che il cambiamento non è mai doloroso, è il pensiero. Se io penso che devo fare una cosa, allora mi preoccupo, insomma, il cambiamento invece, vivendo con le azioni, è molto più facile. Cioè il cambiamento è un cambiamento interiore, la libertà. Io sono andata a Sondrio, ho fatto un'intervista a tanti ragazzi nei bar, persone anche, non solo ragazzini, ma anche persone adulte, e comunque dicevo il concetto di libertà e mi rispondevano che è fare quello che si vuole. Questo non è libertà, la vera libertà è quella interiore, quella dentro di noi, perché se noi non siamo liberi dentro è inutile che lì essere schiavi dei vizi non è libertà. Ecco, noi facciamo tanta confusione secondo me col concetto di libertà e anche col concetto di responsabilità. La nostra cultura giudaico-cristiana non ci ha educata alla responsabilità, ma alla cultura del peccato. Io pecco, poi chiedo perdono e poi sono assolto. E quindi noi non ci prendiamo mai le nostre responsabilità. No, noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Punto. Come dice mia sorella Geppina, punto. Abbiamo fatto sorgere in qualcuno la volontà di esprimere un'opinione, un parere, una domanda, anche al di là del libro, ma che comunque resta nel tema. Prego Lucia. No, volevo dire che ho scritto questo libro è un atto d'amore verso me stessa e verso tutti quei, chiunque che lo desidera leggere. Comunque un atto d'amore è semplice, come l'alba e il tramonto, che poi è la nostra vita, no? Questo intervallo. E quando a noi accendiamo la luce della consapevolezza, la luce della nostra coscienza, perché noi possiamo fingere di stare bene, di essere felice, però quando noi ci guardiamo poi allo specchio, ci guardiamo dentro la nostra coscienza, noi dopo questa cosa, cioè questa, il fatto che non viviamo bene lo percepiamo, e come lo percepiamo. Quindi accendere la luce della consapevolezza significa vedere la realtà. E la realtà è che noi siamo miliardi e miliardi di persone oneste che si alzano la mattina e vanno a lavorare, mentre poche centinaia di uomini che vogliono oscurare la terra fanno questo. Perché? Perché non ce lo chiediamo? Perché loro sono attivi, noi siamo passivi. Uomini e donne
noi siamo una potenza, mentre i mass media ci dicono sempre cattive notizie. Non è che non esistano le cattive notizie, però esistiamo anche noi e noi siamo di più di loro. Quindi noi dobbiamo accendere la luce della consapevolezza per cambiare veramente il mondo, e possiamo cambiarlo, perché io dico questo e poi mi fermo: le ideologie hanno fallito perché non c'è stato il cambiamento interiore dell'essere umano, è stato solo un cambiamento esteriore. Quindi sono tutti, quando noi parliamo dobbiamo prima cambiare noi stessi e poi gli altri. E dico una cosa ai giovani, c'è una lettera molto bella per i giovani, specialmente i giovani che fanno politica. Io facevo politica quando avevo 13-14 anni, mi mettevano in una macchina, votate, fate votare Partito Comunista Italiano. Mentre mia mamma era democristiana, andava tutti i giorni in chiesa, mio papà comunista, e quindi io ho avuto una ricchezza dentro casa, no? Ecco. E comunque i comunisti mi hanno deluso, i democristiani mi hanno deluso. Chi fa politica non deve demolire l'avversario, deve concentrarsi, secondo me, sui programmi e trovare una via, cioè trovare una sintesi, no? Dai punti di vista diversi. Se noi vogliamo demolire l'avversario, la storia ce lo dice bene, perché la demolizione, chi voleva demolire l'altro, cosa è successo poi? Che hanno demolito il paese. Basta demolire, non dobbiamo lottare contro la guerra, contro la fame, contro, lottiamo a favore della pace, a favore della guerra, e parliamo, troviamo una sintesi. Dobbiamo conversare, confrontarci. Non esiste il nemico, esiste dentro di noi il vero nemico. Quando non vogliamo confrontarci, non esistono mostri, esistono azioni mostruose che possono essere risanate. Grazie Lucia per questa lezione di buona politica. Lucia, ti mettevano a buttare il bando nella macchina? Da piccola. Sì, io dicevo, votate Tarsitano, era, votate, fate votare Partito Comunista Italiano. Cioè, io perché vedevo che allora i comunisti, però non avevo letto Marx, poi l'ho riletto, mi piace, perché nessuno forse legge Marx. Marx diceva che il capitalismo finiva prima o poi, perché si concentrava la ricchezza. E quando si concentra la ricchezza, l'uomo di potere è un uomo ignorante, perché non percepisce che il potere, il denaro non porta sicurezza assolutamente, neanche felicità, perché è così. Vediamo se abbiamo risvegliato qualche interlocutore con questi discorsi. Non c'è nessuno. Io prima avvantavo il fermento culturale di Rossano. Scusa, se non mi scordo, e poi Saccone mi sgrida. Dimmi. Volevo ringraziare l'assessore alla cultura e l'amministrazione di Rossano per avermi concesso questo bellissimo posto, proprio un posto magico. E poi sabato, quando c'è stato Vecchione, io l'ho intervistato due volte a Vecchione, è un mio amico Vecchione, è veramente un maestro di vita, un maestro di luce. Grazie. Lucia, continuiamo a chiacchierare io e te in solitaria, perché... Sono timidi a Rossano. A Rossano siamo bizantini e timidi. Lucia, cosa intendi per luce? Così facciamo un punto e diamo anche la luce della consapevolezza, la luce della consapevolezza della nostra coscienza, la luce della nostra coscienza che è dentro di noi. Quando io accendo la luce dentro di me, oltre che io ci vedo, poi vedo la realtà. E la realtà è che stasera siamo tutte belle persone. Io tocco l'energia, sono una sciamana, mi tocco l'energia, la tocco, la vedo. Quindi è naturale che se noi accendiamo la luce ci facciamo un piacere a noi e poi facciamo vedere anche l'altro. Noi dobbiamo accendere la luce, perché poi anche l'altro può seguirci, può accendere la luce. Un consiglio per accendere la luce? Ecco, è meditare. Io recito, io sono buddista dal 95 e il buddismo dice che non esiste essere buddisti vuol dire recitare. La preghiera nasce prima di ogni religione, quindi la preghiera è un atto di fede. L'uomo, l'essere umano deve raccogliersi dentro di sé. Cioè io ho bisogno di stare in silenzio e di andare dentro di me e scoprire chi sono veramente. Ci vuole meditazione.
interiore. Qualsiasi meditazione va bene. Poi, se qualcuno vuole scoprire se è veramente felice, c'è la prova concreta. Quando noi abbiamo degli amici che sono felici e proviamo felicità, allora anche noi siamo felici, perché non proviamo invidia. Questa è una bella cosa e anche rara, Lucia. Vogliamo aggiungere qualcos'altro oppure chiudiamo con la musica del maestro Castriota? Dimmi tu. Sì, io vorrei dire che il mio filosofo preferito è Nietzsche, che, il quale dice, coloro che dice una cosa importante, che noi dobbiamo essere noi stessi. Cioè, ogni cosa che noi reprimiamo diventa nevrosi. Cioè, questo dice Nietzsche, ci guarisce il fatto di vivere autenticamente. Possiamo avere pochi amici, però sono quelli che ci conoscono, quelli che ci sostengono. Ecco, io scrivo molto sull'amicizia nel libro. Quindi io ringrazio veramente ognuno di voi proprio col cuore e sono felicissima, sono anche commossa veramente tanto per... stasera mi sento commossa e felice. Cartesio diceva: io penso, dunque sono. Io dico sempre: io sono commossa, dunque sono. Io mi commuovo, dunque sono. Grazie veramente a tutti, siete nel mio cuore. Grazie a te, Lucia, per averci regalato questa serata. Diamo la parola musicale al maestro Castriota per l'ultimo brano. Prego. Grazie.
Vi auguriamo una buona serata, ringraziamo nuovamente l'amministrazione comunale con l'assessore Flotta, Giampiero Garofalo, Michele Falco, Lucia Linardi, Graziella Battaglia e Pina De Martino. Grazie a tutti e buona serata.